davvero un cammino incredibile di questa regata, che oggi è uno degli eventi più importanti del Mediterraneo. È uno degli eventi più importanti, sì, un cammino che va avanti da 36 anni, se pensate che è iniziata con solo 4 barche, per scherzo. 4 amici hanno pensato di fare la Merlerata. Effettivamente non arrivava a Corfù la prima edizione, arrivarono questi 4 amici a Merlera e poi il professor Tosti, che era all'epoca il presidente della Lega Navale a Brindisi, decise di farla diventare una regata. Pian piano da regata di amici, 15, 20, 30, 40 barche, è diventata la regata che è oggi, insomma. Quali sono le novità principali di questa edizione? Guardi, tecnicamente, le parlo dal punto di vista tecnico, l'allungamento del percorso mettendo una boa verso Torre Guaceto, e quindi andremo prima verso nord e poi scenderemo a Corfù. E poi le novità del programma le scopriremo durante la conferenza stampa, perché sono tante, siamo felici che anche la stessa popolazione aderisce a questa cosa. Ci sono state tante proposte, ne abbiamo dovute scartare tante perché sono solo 6 giorni di attività e non siamo riusciti a soddisfare tutti coloro che volevano partecipare attivamente agli eventi collaterali alla regata. Presidente, tanto spettacolo anche sul lungomare, dove ci sarà il villaggio. Certo, quest'anno, dopo lo scorso anno, con le limitazioni del Covid non è stato possibile, quest'anno ci sarà il nuovo villaggio dello spettacolo, 20 stand con tanti espositori e alcuni enti benefici, insomma c'è un po' di tutto e speriamo che poi la cittadinanza risponda come ha fatto sempre in tutti questi anni. Che effettivamente torna in alcuni momenti anche a quella che era stata prima della pandemia, con il villaggio dello spettacolo, insomma si vivrà a pieno quest'anno finalmente. Sì, finalmente si torna alla vita, si torna alla Brindisi Corfù, si torna all'evento di punta della Brindisi Marinara, ma non solo, quindi dell'estate brindisina. La Brindisi Corfù, partita come una scompagnata tra amici, si è trasformata in un evento importantissimo di carattere internazionale. Ed è un evento che è capace di lasciare in questa città tanto, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche lavorativo, turistico, perché adesso che è diventata qualcosa di professionale, fa anche business, crea anche opportunità di lavoro e crea l'immagine di una Brindisi che attraverso il mare vuole porsi come una città nuova, innovativa e, ripeto, che crea continuamente occasioni di lavoro anche diverse da come sono state concepite fino adesso. Listo, mai un regatante? No. Assolutamente no, mi manca, sono stato diverse volte in mare, ma mai regatante. È un'esperienza che prima o poi farò.